sia importante, è arrivata la convocazione da parte del ministro Cancellieri ed era quello che tutti volevano ottenere. La notizia è questa, che il 3 ottobre alle ore 12 il ministro della giustizia Cancellieri riceverà il comitato che è a salvaguardia del tribunale di Sulmona. Questa è la notizia. Questa notizia in pratica dobbiamo chiaramente la nostra solidarietà, quella della mia personale e quella dell'amministrazione, va soprattutto agli avvocati che hanno digiunato e a tutte le persone che sono state vicine agli avvocati che hanno iniziato il digiuno e che hanno iniziato questa lotta importante a salvaguardia del Tribunale sul mondo. È diciamo che l'obiettivo che si voleva ottenere è quello di porre l'attenzione di questo problema a livello sia nazionale, penso con questa azione eclatante si è riuscito. Per cui il ministro riceverà il comitato di salvaguardia il giorno 3 ottobre alle ore 12. Era quello che si voleva ottenere, però questo non significa che bisogna abbassare la guardia, e penso che soprattutto tutte le istituzioni, tutti i parlamentari, la regione, la provincia, cioè chiunque può fare, deve stare vicino al nostro territorio affinché questo presidio importante per i problemi che saranno esposti sia durante questa assemblea che quello che già conosciamo, è un presidio importante per la nostra città. La nostra città che in pratica presenta molte criticità, per cui la chiusura del tribunale non dovrebbe fare che aggravare anche una situazione non solo economica, soprattutto economica, della nostra vallata, del centro Abruzzo.